Ciao ragazze, ciao ragazzi, eccomi tornati con un nuovo video. Spesa Eurospin. Ormai l'avete capito, no? La mia spesa verte molto tra Lidl ed Eurospin, molto più Lidl, ma quando praticamente individuo alcuni prodotti di Eurospin che mi interessano, vado a Eurospin. Allora, ho speso 68 euro, ma mi sono portata a casa, guardate qui, che bella lista. E allora, cominciamo subito. Dunque, come prima cosa ho preso il latte, dunque ne ho prese tre confezioni, ve ne mostro una soltanto, il latte scremato della linea Land. Questo era in offerta a 55 centesimi, quindi un prezzo veramente buono. Stessa cosa per quanto riguarda il latte di soia, era in promo, ne ho preso comunque più di uno, ma ve ne faccio vedere un brick soltanto. Eccolo qua, il latte di soia. Questo è della marca Sunny Nature, è un litro. Ormai forse l'avete capito se seguite sempre i miei video. Io, ma comunque un po' tutti i componenti della mia famiglia, questa alimentazione molto molto vicina, diciamo, al genere vegetariano barra vegano. Comunque utilizziamo molti prodotti a base di soia, a base di quinoa, di miglio, il latte di riso. Ci siamo avvicinati a questo tipo di alimentazione da molto tempo e ci troviamo veramente bene. Quindi quando sono in promo faccio veramente scorta di queste cosine qui. Poi ho preso stessa cosa, eccola qua, il latte di riso. Gli altri brick saranno in fondo nelle buste. Comunque ve ne mostro uno, è la stessa ditta di quello di soia, sempre un litro, e quindi latte. Poi ho voluto provare, la ditta la conosco già perché compro i brick di succhi di frutta, ma non ho mai provato questo qui, il succo alla frutta ACE, della marca appunto Puerto Sol, quindi arancia, carota e limone. È 1,5 litri e anche questo l'ho preso in offerta e vi dico subito quanto, perché eccolo qua, 99 centesimi, cioè niente praticamente. Andiamo avanti, il tonno in olio d'oliva e olio vegetale. Questo deve essere un prodotto nuovo perché non l'avevo visto fino adesso. Sono appunto 4 scatolette da 80 grammi, quindi ho voluto provare. Poi andiamo avanti, ho preso questo sugo all'amatriciana, delizie del sole. Questo, diciamo, una tantum, lo faccio magari ai ragazzi. E poi ho voluto provare questa latta di pomodorini datterini 100% italiani. Una bella iceberg, quindi insalata. Questo pacco di spaghetti della linea Tre Mulini e bronzo. Cottura 11 minuti, sono un po' tanti, però vediamo un po' come sono. Poi andiamo avanti. Ho preso il pane di segale, il pane a fette di segale della linea Tre Mulini, anche questo l'avevo già preso in passato. Poi questa confezione di farro perlato da 500 grammi, buonissima, veramente fonte di energie, fonte di proteine. Lo faccio a insalata, freddo, a minestra. Vabbè, adesso con questo caldo non a minestra, ma a insalata sicuramente. Poi abbiamo voluto provare, vedremo, è tremato anche il tablet. Questo praticamente è un formato grande risparmio, quindi 1,5 kg di mezze penne rigate, sempre del marchio Tre Mulini. La mia titubanza sull'acquistare della pasta, diciamo, diversa tra virgolette da quella che utilizziamo di solito, che è o la Barilla o la Rummo, quelle rare volte comunque che mangiamo la pasta, soprattutto io e mio marito. La mia titubanza è appunto sul fatto della cottura e sul rilascio, molto spesso appunto del grano, dell'amido. Non lo so, però vediamo come va. Andiamo avanti. I sacchetti per la spazzatura, ma non sono granché.
Questa bottiglia di tè alla pesca di questa marca Blues, non ho idea di come sia, tè alla pesca, sempre del marchio Puerto Sol, il succo 100% tropicale, che è comunque tanto quanto quello della Lidl, il Tropical, nella confezione verde, ed è veramente molto buono. Andiamo avanti col couscous di mais, buonissimo veramente. Veramente questo contiene pochissimi grassi, fatto con le verdure è proprio buonissimo. E stessa cosa per la quinoa, questa qua della marca, questo è il marchio quello là biologico, infatti è vegan, ok, sì, mi voglio bene, mangio meglio, mangio gusto. La quinoa bianca è veramente una grande ma grande fonte di fibre, davvero buona. Un altro pacco di pan bovoletto, questo però quello normale, quindi di pane bianco. Poi ho preso queste fette biscottate al malto d'orzo, che le ho già provate di marchi diciamo più conosciuti, nei supermercati più conosciuti. Di questa marca non le ho mai provate, però immagino che come la linea del pane anche questa non sarà del. Per quanto riguarda la serie di biscotti, ho preso questi già provati. Questi dolciando sono veramente buonissimi. Questi sono i frollini senza olio di palma e sono comodi perché, come vedete, sono nelle singole bustine. Quindi io me li porto al lavoro la mattina per le colazioni, li metto in borsa. Quindi veramente facilissimo. Senza latte e senza uovo, quindi va benissimo. I gemelli dei biscotti della Lidl e dei biscotti quelli famosi della Vita Snella, lo yogurt, e sono veramente buoni. Poi ho preso questo che è un condimento però light, quindi senza olio, per fare appunto l'insalata di riso o l'insalata di pasta. Adesso che appunto fa molto caldo, ovviamente abbiamo voglia anche quando andiamo al mare. O di mangiare frutto, comunque sia di mangiare cose fredde, quindi l'insalata di riso, l'insalata di pasta, quando capita, è veramente l'ideale. Ho voluto prendere, per quanto riguarda invece la linea integrale, sempre 3 mulini, sia le pennette rigate che gli spaghetti. E questi li ho presi ad un buon prezzo e ve li volevo appunto evidenziare, 49 centesimi. Cioè, ragazzi, 49 centesimi la pasta integrale, se consideriamo che quella della Barilla e quella della misura mezzo chilo costa 2 euro e qualcosa, voglio dire, questa è buona. Una confezione di pellicola trasparente, i gemelli di Digestive, i biscotti al matto d'orzo, questa qua, farfalle, sempre pasta della linea Tremulini. Poi ho preso questo pacco di fazzoletti di carta, ma niente di che, non so più dove mettere le cose. E la prima busta è andata. Poi ho preso nell'ordine pomodori per insalata, le banane, quasi tutte verdi perché altrimenti i miei figli, se diventano molto mature, non le mangiano più. Le pesche bianche, sono quelle profumate, ragazze, qua in Sicilia quando si trovano queste pesche bianche che sono quelle profumate già dal profumo. Si capisce che le pesche sono dolci e sono buone, quindi veramente buonissime. Ho sotterrato lo scontrino che mi serviva per evidenziarvi dei prodotti. Ho preso, questa è la prima volta che li prendo di questo marchio qua, Tremulini, i trangi di pizza. Ho sempre preso questa modalità di trangio di pizza allo Shan. Ed è veramente buono, cioè i pomodorini sono veramente buoni. Speriamo che anche questi lo siano e così insomma potrò in futuro riprenderli. Adesso li poggerò praticamente a terra. Allora, andiamo ai prodotti che vi volevo evidenziare, rimanendo in tema alimentazione, diciamo vegana barra vegetariana. Allora, sono i mini burger, che forse già anche in un altro video precedente ve li ho mostrati. Questi qua sono quelli agli spinaci, 100% vegetali, e questi sono quelli al miglio. Praticamente questi messi nel microonde, che vi posso dire 2 minuti, ma comunque sia anche nel combo, nel forno, in 5-10 minuti sono pronti e sono veramente un salvacena. Io me li porto al lavoro, li mangio anche freddi, quindi sono buonissimi. E vi voglio subito dire il prezzo di questi. Allora, i mini burger vegetali 160 grammi, 1,69 euro ciascuno. Niente, favolosi.
Ma la chicca che sono voluta, per la quale diciamo sono andata ad Eurospin, sono queste qua. Sono questi, li vedete? Würstel 100% vegetali. Questo l'ho voluto prendere alle proteine del grano con piselli, e questo invece alle proteine del grano con farina di ceci. Sono veramente, veramente curiosa di provarli e vi voglio dire subito quanto costano, perché mi ha colpito anche il prezzo. Allora, eccolo qua, Würstel vegani, 200 grammi, 1,49 euro. Sono tre Würstel abbastanza grandi. Certo, mio marito mi diceva, un po' il colore mi lascia perplesso, però immagino che comunque sia, avendo soprattutto questi, la farina di grano con i piselli, immagino che appunto il colore un attimino deriva anche da questi. Vi farò sapere come sono, anzi se qualcuno li ha già provati, fatemi sapere sotto nei commenti. Poi ho voluto provare questi bastoncini di salmone, anche questo è un prodotto nuovo che non ho mai provato, non ho mai provato di nessun marchio assolutamente, quindi vedremo come sarà, vedremo se piacerà ai ragazzi, perché sono più loro che mangiano questi prodotti con le panature, queste cose qui. Questa confezione di formaggio a fettine è la provola dolce, quella a fette della linea Land, buonissima. Devo andare a sistemare subito questi surgelati. Questo è il trancio di merluzzo, quello là gratinato con i pomodorini, il prezzemolo e il basilico. Anche questo fatto nel microonde, praticamente sono 5 minuti, avete il pesce pronto. Poi ho preso il prezzemolo tritato e la cipolla tritata, 45 centesimi, se non ricordo male. Sì, 45 centesimi, quindi ok, l'Eurospin a prezzi veramente competitivi. 3,19 euro il salmone, Scottish salmon, il salmone affumicato. Siamo quasi per finire. Prosciutto cotto del marchio La Bottega del Gusto. Di questa marca ho già provato la bresaola, ho provato la mortadella e il prosciutto cotto, quindi sono veramente buoni, ve li consiglio. Una cosa che ho trovato veramente, ma veramente vantaggiosa, sono questa confezione di hamburger, praticamente pagata solo 4,34 euro, e sono 3, 3, 6, sono 8 hamburger di bovino, che ovviamente non mangiamo né io né mio marito, ma che mangiano i ragazzi. Questo. E per ultimo, sempre per i bambini, appunto, i fusi di pollo, insomma le coscette di pollo che magari li prepariamo al forno con le patate, con i piselli, in umido, insomma si possono fare in tanti modi. Niente ragazze, la mia spesa di Eurospin si conclude qua. Vado a sistemare subito le cose del congelatore e sono contenta di aver girato questo video che non era previsto, anche perché non era prevista questa spesa di Eurospin. E niente ragazze, vi saluto, vi auguro un buon weekend, oggi è sabato, un buon fine settimana e ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao ciao!